Vedete, adesso sto facendo una torta per il mio cane, perché adesso sta compiendo 6 anni, allora gli volevo fare una torta e vi farò vedere come sarà. Adesso sto mischiando e ho uova, carne cruda, come vedete. Adesso metterò goat milk un po', adesso vi faccio vedere quanto ne metto. Devo metterne poco, come vedete, lo sto aspettando e non è il suo compleanno, dopo vi farò vedere di chi è. Bravo. Ti piace la torta? Sì? Dopo così. Colato è così adesso, come vedete, Sì, non più abbiamo soffice. trovato un'altra. Di pasta, così mangerò anche quella. E anzi non ho trovato niente per mettere sopra, perciò. Sto leccando il cucchiaio, con la forchetta. E qui è così. E dopo magari mettiamo qualcosa sopra. Tipo, che ne so. Qualcosa, guarda che carina. Non morderlo però. Vuole un po' di carne. Ehi, non litigate. Ecco, questo è il festeggiato di 6 anni. E guarda come sta venendo torta. Sto mettendo le carote, tipo come un'armatura. Eh sì. Speriamo che tutto va bene. Ho messo solo metà carote perché all'altro cane non gli piacciono, non volevo dargli solo carote. Però è così che sembra. E loro stanno aspettando, come vedete. Adesso ho appena tagliato un pezzo, si è distrutto, però è così, il dentro è tutto carne. No, però se lo... Non è perché li devi tagliare un po' più spesso. Qua questo tipo che ha dato queste istruzioni sulle maschere, cerca di andare a tagliarmi i capelli. Come vedete loro stanno facendo un fuoco e dopo qui oggi abbiamo preso una pianta bellissima, come vedete crescerà tipo così alta, ci saranno i fiori e guarda, ci sono già, si è appena andato, però c'era un'ape o quello che era. E dopo qui, ecco, qui c'è la macchina di mia mamma. E oggi l'ho pulita, il dentro è molto più pulito del solito. Dopo qui, come vedete, ci sono... Guarda, il nostro gallo ogni notte va là sopra a dormire. E chiama tutte le altre donne a dormire. Come vedete. Dopo stanno litigando le galline. E sì, il mio cane si è compiuto 6 anni, in verità non so che ora, però è carinissimo. Però sì, e dopo lì ci sono le capre, che stanno crescendo in fretta, tipo velocissimo. E se volete vi faccio un altro video dei capre, ma scegliete voi. E dopo lì ci sono le altre capre, visto che adesso sta diventando notte, stanno tutti andando in un punto dove vogliono dormire. Un punto che si sentono di sicuro sicure. Che non ci sono predatori, ovviamente da nessuna parte qui ci sono predatori, ma lo pensano. Sono lì, non voglio essere punto adesso, ho paura, ma sono lì, punto delle vespe. E dopo qui hanno costruito un altro di questi. Un altro di questi cosi. E sì, è così. Guarda che grande il fuoco che è. Non so se lo vedete, ma è lì. Eh sì, è un po'. Cioè, non abbiamo tante cose da proprietà, però. Quando magari un giorno, beh non adesso, però magari tra un mese o due, prenderemo altri animali, tipo vogliamo prendere pecore, capre, altre. Vogliamo prendere tacchini, cose del genere, che ne so. E a proposito delle nostre uova, come vi ho fatto vedere l'altra volta, oggi se volete, cioè adesso vi faccio un altro update delle uova. Guardate che grande è il fuoco. Stanno bruciando tutti i legni e tutto, wow. Allora, eccomi. E sì, qui adesso stanno facendo, guarda, un paio di lavori. Anzi, mi sa che hanno fatto qui. Dei lavori, sì.
hanno tolto tutto qui. E si sta... anche qui mi sa. Si stanno facendo adesso. E qui hanno lasciato perché dovevo fare qualcos'altro. E dopo qui le uova. Praticamente oggi vi spiegherò l'uovo, tipo come che si fa vedere se è fertilizzato. Allora, questo mi sa di no, perché come vedete tipo quello fertilizzato c'è tipo una sacca sotto nera, piccola, e questo è tipo solo quello, sembra la parte gialla dell'uovo. Forse è questo, ma non credo. Non credo che ci sia niente. Probabilmente sono sicura, poi è piccola, come vedete. È tipo un po' trasparente, sembra che vedi un po' tanto dentro. Magari pensi che sia lo stesso, ma no, è un altro. E anche questo ha qualcosa dentro, quella roba che si muove. È un bambino. Questo non credo che ha un qualcosa, però quando l'ho preso, cioè, l'ho preso il 9... il 14 2022. Allora mi sa che non si chiuderà, perché oggi è 15 16. Beh, può darsi, ma non credo. Perciò vedremo. Però speriamo che si chiude. Ma non credo, perché non vedi niente quello nero. Questo è tipo il coso giallo, questo è il coso bianco. Ma non vedi niente, tipo una pallina piccola piccola. Invece tipo questa, come vedete, aspetta. Ecco, ha tipo quella roba nera. E se vedi, sono delle vene là dentro. Era quello di sicuro un bambino. E non tutte le volte vivono. Perciò non aspettatevi che resta. Però può darsi sì che ci schiude. Però guarda che grande quella roba. E vedi un po' le vene. È tipo un po' più nero, come vedi, un po' più scuro. Non so se si riesce a vedere. Un po' più scuro. Questo non volevo disturbarlo tanto, perché veramente mi sa che si schiuderà tantissimo, perché vedete è grande qui, poi le vene. Perciò questo oggi e domani non lo disturbo, perciò non farò un video delle uova. Però se volete faccio un video dei cani o qualcosa, e se vuoi vi faccio vedere, se volete vi faccio vedere tipo come li addestro, cose del genere e quella roba. E domani dipingerò una cosa per le capre. E sarà una sorpresa che video sarà. Vedete, quando lo apri l'umidità diventa un po' più bassa. E dopo ovviamente, perché c'è acqua, si rimette. Però è così tante volte. E sì, è così purtroppo. E spero che avete... vi piace questo video. E il furetto adesso andiamo a vedere se c'è. Ma mi sa che sta dormendo. Sì, sta dormendo, come vedete. Probabilmente qui dentro, di solito, quando no.